Come è nella tradizione del Panathlon International Club di Sulmona, i soci si sono incontrati per scambiarsi gli auguri di fine d'anno. È una buona occasione per rivedere l'annata di eventi che è stata svolta e preparare una nuova stagione, così come è nella tradizione e l'impegno del club. Soci ed ospiti si sono riuniti in una conviviale nell'hotel Ristorante Meeting di Sulmona. Tra gli ospiti, alcuni soci del Tennis Club di Sulmona, diretta da Giancarlo Bonasia, è presente anche il presidente Giacomo Bonasia, Lorenzo Schiavo, presidente dell'Associazione Sportiva Pedale Sulmonese, Costantino Ciampaglione, vice sindaco di Prato La Peligna, presente anche il socio organizzatore di tanti eventi sportivi, di ciclismo ed altro, presidente provinciale della FCI, Fernando Ranalli, e poi lui, il campione di tennis in carrozzina, Antonio Cippo, atleta di Prato La Peligna, ma associato al Tennis Club di Firenze. Come è iniziato questo amore per il tennis? Allora, è iniziata per gioco, per sfida personale. Ho visto per la prima volta degli atleti praticare questo sport e inizialmente è nata la fatidica domanda del perché no. Quindi, insomma, perché non potrei provarlo anch'io a fare questo tipo di sport? Ho iniziato, poi c'è stato l'amore immediato per il tennis e diciamo, la prima volta che ho avuto la racchetta in mano è stata durante questa esibizione nel 2008. A maggio 2009, appena ci siamo procurati le attrezzature adeguate per iniziare questo tipo di attività, abbiamo iniziato, insomma, con gli allenamenti per fare un minimo di agonismo, insomma, quindi. Sei un campione. Campione sì, è un parolone, nel senso che mi piace come complimento, me lo prendo per l'impegno che ci metto nel fare questo. Attualmente di campioni più bravi di me nel mondo ce ne sono 83, almeno a livello di, parlando soltanto di classifica, che poi magari c'è qualcuno anche più bravo di quelli che stanno giù, che sono riuscito comunque ugualmente a surclassare per quanto riguarda questo tipo di attività. E, insomma, no, il tennis è un'attività professionistica a tutti gli effetti, attualmente sono 83 del mondo, stiamo Una lavorando disciplina olimpica. una disciplina olimpica, parolimpica quindi di conseguenza, e niente, parolimpica per ora diciamo che è un obiettivo, è un sogno. Ovviamente quando ho iniziato questa attività pensavo fosse molto più semplice, poi effettivamente invece c'è una competitività e un agonismo pari a qualsiasi attività per normodotati, quindi c'è da rimboccarsi parecchio le maniche. Attualmente sono 83 del mondo, alle Olimpiadi vanno solo i primi 36, quindi c'è da lavorare ancora veramente tanto. Quanti atleti per il tennis, naturalmente, in carrozzella ci sono in Italia? Più o meno, se, non so se lo sai. In Italia attualmente ci sono circa 400 tesserati di tennis in carrozzina, quindi e un centinaio che praticano agonismo sia a livello nazionale che a livello internazionale. Soltanto un quarto dei tesserati, perché come tutte le attività del genere sono comunque molto dispendiose, quindi oltre ad avere un impegno, oltre ad avere del talento, oltre ad avere la forza di volontà per fare questo tipo di attività, c'è bisogno comunque di un supporto economico non indifferente, che non tutti possono permettersi purtroppo, insomma. Cogliamo l'occasione per annunciare un importante evento sportivo che si terrà a Sulmona dal 18 al 20 dicembre a cura della SD Tennis Club di Sulmona. Si tratta del Master Italiano Tennis in Carrozzina 2014, a cui naturalmente parteciperà il campione Antonio Cippo. Il presidente del Panathlon, avvocato Gianluca Lanciano, ha fatto a tutti i soci ed ospiti gli auguri per il Natale ed un felice anno nuovo. Gli auguri li facciamo a tutti i panatleti, a tutti gli atleti, li facciamo a tutta la comunità sulmonese. Il Panathlon c'è, come c'è stato sempre da 40 anni a questa parte, con il più tradizionale degli appuntamenti, che è la festa degli auguri, una festa appunto benaugurale, che è dedicata allo stare insieme fra amici panatleti e per farsi gli auguri per le imminenti festività natalizie. Quindi buone feste, buon Natale, felice anno nuovo a tutti i panatleti e a tutta la comunità. Durante la serata si è tenuta la tradizionale tombola, animata come di consueto da Giovanni Davini.